Torna anche questo sabato la rubrica dedicata a piccole e medie imprese. Abbiamo in studio sempre il consulente Alessio Iovino. Buongiorno Alessio. Buongiorno. Oggi parliamo di ristrutturazioni. Di cosa si tratta? Sì, in pratica si tratta di un incentivo che promosso dalla Regione Sicilia per coloro che fossero proprietari di immobili all'interno del centro storico. In pratica è un accordo che la Regione ha stipulato con un istituto bancario, nella fattispecie l'Unicredit, che dà la possibilità di accedere a mutui bancari a tasso zero per poter riqualificare e ristrutturare l'immobile che appunto si ritrova nel centro storico. Ci sono molti vendesi in giro, quindi molta gente pensa di disfarsi di questo immobile a causa delle tasse che bisogna pagare, però chiaramente magari non ha valutato la possibilità di poterlo ristrutturare, riqualificarlo, quindi per poterlo poi affittare per esempio ad uso ufficio. Quindi questa è un'ottima occasione da cogliere per poter, diciamo, rivalutare l'immobile. Quindi proprio si parla di un bando, tra virgolette, che proprio per le persone fisiche, Sì, per i soggetti fisici in generale. che appunto vogliono, diciamo, hanno bisogno di ristrutturare e di riqualificare la casa, diciamo, che si trova nel centro storico. Può riguardare solo ed esclusivamente spese di ristrutturazione, non può essere utilizzato per l'acquisto, quindi qualora qualcuno avesse avuto, diciamo, l'idea di acquistare e ristrutturare l'immobile per poter quindi accedere a questo incentivo, non può farlo, lo può fare soltanto chi ha intenzione di ristrutturare. Ci sono dei range di spesa entro cui stare? No, non c'è nessun range di spesa e non c'è nessun limite, quindi tutto sta sulla finanziabilità del soggetto che richiede tale finanziamento, per cui i limiti di spesa, diciamo, non hanno nessun tetto. Limiti temporali? L'incentivo è già attivo da almeno un paio d'anni e continuerà ad essere attivo fino a quando appunto la regione non deciderà di chiuderlo, ma in questo momento è fattibile, però non si sa il limite o la data di chiusura di questo incentivo. Grazie Alessio. Grazie a voi.